Salve a tutti, io sono Resler e benvenuti ad un nuovo episodio della campagna di Hostaltin. Allora, dobbiamo giocarci questa battaglia contro i conti vampiro, visto che la nostra zarina nello scorso episodio ha vinto una battaglia quasi impossibile. Ecco perché le truppe sono così ferite e questo è quello che rimane degli eserciti dei conti vampiro, che vabbè, saranno resuscitati tutti quanti, ma in realtà c'erano più di 3 stack nella battaglia che abbiamo vinto. Proprio con la zarina per l'appunto, e adesso dobbiamo essere bravi a venirne fuori sani e salvi. Allora, loro sì, sicuramente non sono feriti, però sono un esercito molto molto debole, con unità veramente fragili. E qui, se ci giochiamo bene la Zara e il resto delle truppe, ne possiamo venire fuori senza subire perdite, senza perdere unità. Però ce la dobbiamo giocare bene. E in questo caso useremo i cavalcaorsi sul fronte a supporto delle guardie dello zar e ovviamente alle spalle tutte quante le guardie dei ghiacci. Allora, vediamo un po' che cosa si riesce a fare. Qua la zarina si può anche curare. Ci sono già i cagnacci, i lupi zombie. Vabbè, questi qua tranquillamente. Ok. C'è il Lord. Beh, che verrà massacrato. Perfetto. E ghoul delle cripte. No, io vorrei rallentare questi. Cerchiamo semplicemente di rallentarli. Che poi già le guardie dei ghiacci, i proiettili che sparano, rallentano. Occhio a lupi. Occhio ai pipistrelli qui. Ah, qua possiamo anche andare a caricare. Andiamo a caricare anche qui. Qua ci sono sti lanci scheletrici che sono passati, mannaggia. Ah, la magia su di loro. Allora, vediamo se la situazione è sotto controllo. No, 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 venitene via. Non lo so, 204 forse mi viene smantellata quella guardia dello zar. Vabbè, ma stava contro le ombre dei tumuli. Non un cliente facile, quindi. Vediamo, magari riesce a reintegrare per qualche strano motivo. Le ombre dei tumuli sono belle forti. Spariamo un po' di magie. Andiamo a sparare qui anche. Madonna mia, che rottura di scatole. Anche la magna di tempi, mannaggia. Ok, dai, 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 abbiamo vinto.
Forse perdo questa guardia dello zar, quindi non so, dovevo concentrare di più il mio fuoco su quella legione di tumuli. Ho sbagliato. Sì, è probabile che questa unità la perdo. Cioè, queste ombre dei tumuli non le dovevo ignorare. Dovevo attaccarle prima. Però va bene, dai, cioè comunque sono perdite limitate. Alla fine queste guardie dello Zaro sono di livello 3, quindi non è un grandissimo danno perderle. Le guardie di ghiaccio già sono livello argento. Questa cosa sono anche un po' i cavalcavorsi sul livello argento, bene così. Eh sì, la perdo. Vabbè, dai. La integriamo. Non sono riuscita a non perdere nulla, però vabbè, dai. Qua le truppe di Sigvald avanzano, mi distruggono l'accampamento di Sarla. E la Baia delle Lame. Vabbè, per corridori di mondi, ormai sta Baia delle Lame. Ah, e qua il covo del re dei troll. Che insieme ai Nargol ci sono anche le truppe di Sigvald. Questo è un problema perché stanno praticamente a ridosso di Erengard. Ah, ci sono tre eserciti perché ci sono anche le legioni del caos qua. Mamma mia, che casino. Beh, sono 1, 2 eserciti, 3, 4, 5. Qua ci sta la rivolta. Beh, questo esercito di Vlamir, una volta che è pronto, deve andare a difendere qui. Costaltin, abbiamo detto, se la deve vedere contro Archeon. Vabbè, sì, andiamo contro Archeon. Questa effettivamente sarebbe una battaglia da giocare, però simuliamola. Cioè, nel senso che di battaglie da fare ce ne sono talmente tante che, a meno che non abbiamo delle battaglie toste da affrontare, o battaglie importanti, tu dici vale la pena di farle. Lasciamo stare. Che se no i turni diventano troppo lunghi e ne facciamo troppa fatica, ci mettiamo troppo ad andare avanti. Allora, qua in realtà, beh, questo non va più da nessuna parte. Allora, io vorrei usare Elena, spostarla qui per dare un po' più di fiato alla zarina, perché la zarina adesso, la sposto a Forte Giacova. Io poi tra l'altro voglio capire sto patriarca che fine ha fatto. Patriarca al 27. Ma forse era il patriarca, era questo quello di Zarina? Cioè, no, perché se no ne devo reclutare un altro di patriarca. Vabbè, lo recluto qua. Perché a lei serve il patriarca. Cioè, perlomeno, cioè, il patriarca è troppo importante per il reintegro, soprattutto. Cioè, l'importanza del reintegro è elevatissima. Allora, ci prendiamo due unità di fanteria corpo a corpo. E ci prendiamo una guardia dei ghiacci. E contro i vampiri performano veramente bene. Allora, qua eliminiamo un attimo questo esercito. Reintegro 1%. Un po' poco.
biformi. Riesco ad arrivare alla baia delle lame? Sì. No, questo è... The Motherland never falters. Facciamo in questo modo, ci riprendiamo l'insediamento. Ora è un attimo da vedere se questo esercito... No, vabbè, non riesce ad arrivare qui alla baia delle lame, quindi mi posso reintegrare senza problemi. Allora, qua tra l'altro non abbiamo manco... Abbiamo fatto la maga. Devo reclutare un patriarca, ma non lo posso reclutare. Ma neanche. Qua neanche. Ne devo prendere un altro da Praga addirittura. Va bene. Ci prendiamo quello che ha... Esatto, la disciplina contro il caos. Vabbè, visto che tu devi combattere contro il caos. Va bene così. Allora. Punti abilità. A lei manca solo la ricognizione da fare. Te il mentore non lo voglio dare. Cioè, salta guarnigione, specialista. Father Bear! Answered my prayers. Questo è per potenziare le guardie dei ghiacci. Poi potenzia l'attacco corpo a corpo e la forza dell'arma. Quindi è il fattore corpo a corpo della guardia dei ghiacci. E non è proprio la cosa principale. Quindi non è che... Questo è il raggio di disciplina invece che aumenta. È sicuramente una cosa buona. La zarina. Che poi aver potenziato questo, ormai che gli stealthy non li sto più usando. Vabbè. Ah, la chiamata del guardiano devo potenziare. Caccia delle nevi, velocità e attributo caccia. Vabbè, ma... Ah, io devo repotenziare l'attacco fulminio. Che cazzo sto a fa? C'è la conduttiva della fama. E uno e due. La linea di Saliak. Vediamo un attimo cosa posso potenziare. Con 32k posso potenziare un bel po' il Kislev. Questo è buono per il controllo, la devozione. Qua continuiamo a fortificare. Zavastra. Vabbè, facciamo questo. Vi temo che è stata saccheggiata. Vabbè, tanto mo mi viene distrutta di nuovo. Plesk. Plesk, facciamo così, così. E poi ovviamente le mura. No, adesso fortifichiamo tutto, ragazzi. Cioè, qua dobbiamo, siamo sul confine. Fortifichiamo, facciamo il mercato, i soldi. Castelvor Rauken. Vabbè, stiamo a fortificare. Norden dobbiamo fortificare e potenziare. Qui invece... Allora, qua invece stanno arrivando altri conti vampiri. Cioè, allora, io sto veramente vedendo una cosa allucinante. I nani che perdono contro i conti vampiri. È una cosa allucinante proprio. È allucinante, guarda. Cioè, l'ordine a questo giro, in questa campagna, non serve assolutamente a nulla. Fa veramente pena l'ordine in questa campagna. È triste dirlo, ma... Al pozzo infernale facciamo le mura, ma che non si può mai sapere. Sono veramente tanto deluso dall'ordine a questo giro. La pace con Wulfric. Ma tanto mi dichiara guerra poi all'improvviso, quindi non è che... Però magari per rifiatare un attimo e per prendere un po' di soldi ci può anche stare, dai. Siamo scesi a grado di forza 9, che non è bene perché noi eravamo grado di forza 6. Perdere 3 posizioni è veramente grave. Vabbè, è salita la Silvania e sono salite le legioni dei tumuli, quindi qui 2 posizioni abbiamo perse per questo motivo. Però la terza posizione, chissà.
Il terzo e il quarto, non so più, il terzo e il quarto saranno gli alti elfi probabilmente. Cioè, ci sarà Tyrion, forse elfi oscuri. Il nono siamo noi e più o meno siamo là. Kemmeri è forte, è 7. Vabbè, Kemmeri non ce ne frega proprio. La Silvania con l'ascensione vampiri che è diventata prima, ha superato le province settentrionali. Karazakarak è 21esima. Ungrim non esiste proprio, cioè 28esimo un altro po'. Manfred sta per essere eliminato. Vabbè, cazzi suoi. Cioè, cazzi suoi relativamente. Noi lo dovremmo. Cioè, Musiglione è viva. Vabbè, sì, ma è normale. La carovana delle rose blu va a distruggere. Vabbè, sta lontanissimo. Vabbè, andiamo avanti. The orthodoxy sees all. Never yield. Settra, diciamo che tu un transito militare stai dall'altra parte del mondo. Cioè, prenditelo sto transito militare perché tanto. Okay, vediamo anche quanto è grande. Non farà piacere ai nani il fatto che faccio il transito militare con lui, però per quanto sono utili. Allora, questi sono tre eserciti. Allora, questo Wyrm io mi sto veramente pentendo di utilizzarlo, sto Wyrm. Però questa battaglia io la voglio fare perché è una bella. Sono tre eserciti di contacci vampiri. E il Wyrm degli acci non lo voglio perdere, poi. Magari lo sostituisco perché non. È un'unità mostruosa da più o meno da early game. Cioè, se all'inizio vi serve un'unità mostruosa, la volete giocare, prendete questo Wyrm dei Ghiacci che costa poco. Però poi di fatto non è niente di particolare. Esteticamente è bello, ma non mi sembra un'unità chissà quanto valida. E tu dici, ah, devo puntare sui Wyrm. Cioè, ragazzi, late game il Kislev continua a essere. Cioè, comunque guardie dei ghiacci, Akshina, cavalca orsi, piccoli Grom, guardie dello zar. Cioè, le unità migliori del Kislev sempre quelle sono, eh. Cioè, non è cambiato. Diciamo che le unità che sono state aggiunte sono più per aiutare nell'early game, che poi alla fine è l'early game il problema del Kislev. Ma lasciate stare sta campagna, che in questa campagna sta succedendo di tutto. E di più, no, questa è una campagna che non fa testo perché sono stato veramente sfortunato. Che ci stiamo ritrovando circondati fin da subito, cioè con tutto l'ordine distrutto. Però in generale il Kislev fa fatica all'inizio, poi dopo riesce a cavarsela. Che il Kislev scala bene, anche a livello di economia il Kislev è una razza che deve scalare. Cioè non. Non è una di quelle razze che è forte fin da subito e continua a esserlo sempre. Vedi Pelle Verde, cioè. Beh, Pelle Verde è più per il numero. Oddio, questa non è una buona zona per. Non so, non è una buona zona per chiuderci ad angolo. Infatti. Famo una cosa. Mettiamoci qua, va. E con lei. Andiamo avanti. Quanti venti di magia abbiamo? 40 in tutto. Veramente pochi. Che poi vabbè, figurati, non c'abbiamo magie.
tiriamoli, dai. Ecco, bravi, facciamo, iniziamo a fare fuori queste ombre dei tumuli che sono pericolose. Buonissimo. Qua stanno arrivando un sacco di legioni dei tumuli. Vabbè, ombre dei tumuli, vabbè, quelle insomma. C'hanno anche la barriera. Qua ci vogliono più guardie. Vabbè, diciamo che questo è un esercito un attimo da aggiustare, perché ci vorrebbero più guardie dei ghiacci qua. Dobbiamo andare. Guarda, mi ignorano sti stronzi. Cioè. Questi sono comunque eserciti fatti per combattere contro il caos, non contro i conti vampiro. Quindi ci basiamo sulla penetrazione armatura e sull'antilarge. Quando invece va. Ehi, a Cascina non servono molto. Guarda, qua ci sta un personaggio. Cioè, nel senso, ci sta addirittura Grell. Bello! I piccoli Grom che mi fanno a pezzi Kemmler. Mitici. Non me ne ero proprio accorto. Vai, piccoli Grom, uccidete Kemmler. Boia! I piccoli Grom sono tornati. I più grandi distruttori di personaggi, cioè di il gioco. Non ci abbiamo proprio attacchi magici, no? Zero proprio. Ma qua rallentiamoli tutti. Allora, qua andiamo al raddoppio. Qua cerchiamo di ammazzare Grell con il Wyrm. Questa che cos'è? Ok. Perfetto, ragazzi, andiamo a caricare. Vorrei che gli strelzi però sparassero, anche se mi rendo conto che non è facilissima come situazione. Ah, occhio, occhio. Giratevi. Lavoriamoci tutti. Bravi. Chi posso debuffare? Debuffiamo loro, no? No, no, però qua dovete continuare a sparare. Allora voglio che il patriarca si sposti qui, perché qua sul fianco destro stiamo abbastanza in affanno, mentre qua invece ce la stiamo cavando abbastanza bene. Qua debuffiamoli un attimo. Ok, intanto qua stanno arrivando altri rinforzi. Vorrei spostare gli strelzi qui. Qua più o meno ce la stiamo facendo. Allora, fai una cosa, tu spara qua su questo gruppo. Perfetto. Allora, questo cavalca orso deve scalare qui.
e i due cannoni andiamo ad attaccare sui lord nemici. Una bella curata d'aria con il patriarca. Tu perché non fai nulla? Finisci di ucciderli questi. Alza magia qui. E occhio che qua ci sono dei cavalieri del sangue. Diciamo che stiamo tenendo bene. Ma sti stronzi vogliono sparare oppure no? Questo cavalca orso che è un po' in difficoltà. Venitene via. Ok, qua abbiamo sfondato. Andiamo ad attaccarli alle spalle. Aspetta, fammi fuori lui. A posto, dai, Qua stiamo quasi per sfondare centralmente. Qua dovremmo averli impanninati benissimo. Un'altra cura. Ok, perfetto. Forza, forza, forza. Dividiamoci un poco. Andiamo a caricarli. Questi qua li rallentiamo, così ci metteranno più tempo per arrivare. No, però qua stanno passando i cavalieri del sangue. Aspetta, cavalca orsi, andate subito. Ok. Ok. E forza, andiamo a caricare questi subito. Bonus alla carica con il patriarca. Ok, perfetto. Qua ho bisogno di un po' di supporto con fuoco di copertura, perché stanno arrivando dei rinforzi nemici. Ok, per quanto riguarda i piccoli Grom, continuate ad attaccare lui. Ah, qua mi sono sfuggite le ombre dei tumuli. Arrediamo gli strelzi. Questi magari facciamoli un po' più avanti. Facciamo una cosa, prendiamo di mira lui, insomma. No, occhio, attacchiamo qui. Madonna mia che sta arrivando. Raga, pronti alla carica. E qua ci sono gli orrori delle crypt che sono pericolosissimi. Allora, gli stealth mettiamoli qui. Ok, dai, continuiamo a sparare gli altri lord e abbiamo vinto, dai. Non era difficilissimo come battaglia una volta che, come dire, ce l'eravamo giocata bene. La Sylvanas è molto più forte perché ha dei personaggi molto più forti, cioè fa più uso di vampiri. Ok, ma i piccoli Grom. Per non essere un esercito fatto per eliminare i conti, diciamo, ci sono composizioni migliori che al Kislev per eliminare i conti, come vi dicevo. Però ce la siamo cavata veramente in modo egregio. Benissimo.
senza nemmeno usare magie, senza neanche avere a disposizione magie forti e tanti venti di magia. Quindi beh, qua mettiamo velocità per te, perché tanto si stanno disintegrando da soli, appena li carichiamo si sgretolano. Quindi ok, beh, una bella vittoria, eh? Non c'è che dire, non c'è che dire, appena 139 perdite, guardate quante uccisioni abbiamo fatto, abbiamo fatto fuori 5.000 vampiri, eh? 5.000 non morti, anzi, per dirla, per essere precisi. Questo è un sacco di esperienza che abbiamo fatto, diciamo, un sacco di esperienza, un sacco di soldi, è una bella presa questa qua, eh? Qua Gemmler ha preso una bella botta. Sono gli strelzi, me li dovevo giocare un po' meglio. Però vabbè, dai. Io direi di reintegrare, dai, che tanto i soldi ne abbiamo fatti tanti dalla battaglia. La Silvania, guardala quanto è forte. Questa è una battaglia che non possiamo vincere, cioè. No, vabbè, ritiriamoci. Allora, qua invece ci assediano la zarina, che io l'avevo previsto questo assedio, mi aspettavo che sarei stato assediato e mi impedivano di, come dire, di reintegrare. Se la simulo, no, perdo troppe unità. La devo giocare per forza, però magari ce la giochiamo nel prossimo episodio. Io vi ringrazio per avermi seguito, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, supportate la serie e noi ci vediamo al prossimo video.